nuovo attentato in Turchia. Un'autobomba è esplosa a Mardin, nel sud-est del paese, presso una stazione di polizia. Morti due agenti, una quarantina le persone ferite. Le autorità accusano del fatto le milizie curde del PKK. Ieri alle porte di Istanbul l'assalto di due donne, poi uccise a un'altra sede della polizia, militavano in un gruppo marxista. In manette 14 persone tra le province di Roma e Latina, tra loro anche un agente di polizia penitenziaria e un infermiere in servizio nel carcere di Velletri, sono ritenuti responsabili a vario titolo dell'introduzione nell'istituto di pena di droga, telefoni cellulari e schede telefoniche destinate ai detenuti. Sentenza contro Uber a Milano. Il tribunale ha rovesciato la decisione del giudice di pace che aveva dissequestrato l'auto di un conducente del servizio taxi senza licenza. A ricorrere contro la precedente sentenza il comune che aveva disposto il sequestro nel 2014. Vana l'argomentazione dell'autista anche circa l'intestazione del mezzo alla moglie. Giornata di omaggi a Lucio Dalla, che oggi avrebbe compiuto 73 anni. In concerto all'Auditorium di Roma la sua corista storica, Iskra Menarini, mentre la RAI organizza una serata evento nella sede di Via Asiago per ricordare il cantautore scomparso 4 anni fa. Nessuna possibilità di appello per Pistorius, lo ha deciso la Corte Costituzionale sudafricana. L'ex atleta, ora agli arresti domiciliari, rischia 15 anni di carcere dopo la condanna per la morte della fidanzata Riva Steenkamp con l'imputazione di omicidio volontario.